Oggi siamo venuti all'autodromo di Franciacorta per provare una vettura veramente molto speciale. Vi darò qualche indizio prima di mostrarvela per vedere se riuscite a indovinare. Sotto il cofano abbiamo circa 600 cavalli, 700 Nm di coppia e 322 km/h di velocità di punta. 3 secondi e 7 per passare da 0 a 100. Bene, è arrivato il momento di svelare il segreto. Qual è la vettura che stiamo provando oggi qua all'autodromo di Franciacorta? Si tratta della nuova Jaguar F-Type SVR da 575 cavalli in versione speciale. Ma andiamo a scoprire insieme alcune caratteristiche di questa supercar da pista, come ad esempio i numerosi elementi in fibra di carbonio che servono ad alleggerire la scocca, belle le prese d'aria che celano sotto il cofano il V8 da 5 litri da 575 cavalli, splendide le ruote da 20 pollici dove troviamo dei freni maggiorati con 4 pistoncini, mentre nell'anteriore abbiamo in dotazione i nuovi fari con tecnologia LED Matrix. Nel nostro esemplare la bocca è particolarmente aggressiva con la cornice blu che riprende lo stesso colore degli stickers. Chiaramente lo splitter inferiore ha una funzione non solo estetica, ma tiene letteralmente la vettura incollata alla pista. Le grandi prese d'aria che troviamo nello scudo anteriore servono anche a raffreddare i freni con uno sfogo sulla fiancata. Con la lunghezza di 447 cm e 131 in altezza, 192 in larghezza, la nostra F-Type è effettivamente una vettura, una supercar molto incollata al terreno, anche visivamente. Guardate l'andamento della seconda luce che è effettivamente molto spiovente che si va a raccordare poi con lo spoiler posteriore. Ma è nella zona posteriore che la nostra F-Type dimostra tutta la sua cattiveria. Guardate i quattro scarichi realmente molto racing che possono essere anche aperti attraverso un pulsante in plancia, l'estrattore e ovviamente l'alettone attivo che può essere alzato su due livelli. Ma la F-Type mantiene anche accessori dediti al comfort, come ad esempio il comando elettroattuato che fa accedere al baule, che sorprendentemente è particolarmente capace. Chiaramente la cura British si contraddistingue anche nell'abitacolo, dove troviamo materiali pregiati come la pelle e l'alcantara. Sedili estremamente racing e contenitivi, anche in curva non vi spostate di un centimetro. La plancia ha un aspetto classico con un volante dal diametro ridotto ed estremamente sportivo. Anche qui i materiali pregiati sono dappertutto. Il quadro strumenti è di tipo analogico classico con le lancette e il sistema infotainment con schermo capacitivo da 10 pollici. La nostra F-Type è una vettura che non accetta compromessi, è estremamente performante, ma volendo si può guidare anche in maniera abbastanza tranquilla. La trazione integrale con un controllo elettronico forse è troppo invasivo in pista, ma in effetti molto efficace. Dentro il cofano batte l'8 cilindri AV da 5 litri con una coppia spaventosa. 700 Nm è una spinta e una progressione unica. La potenza terra è di 575 cavalli e a dire il vero si sentono davvero tutti. Il cambio automatico ad 8 rapporti si può utilizzare anche in maniera manuale attraverso i paddle al volante e qua la precisione è millimetrica. 323 km/h di velocità di punta e 3,7 secondi per passare da 0 a 100. Lo sterzo è ottimamente calibrato e preciso e si riesce a sciabolare il cordolo senza alcune difficoltà. Chiaramente in pista si apprezzano il telaio in alluminio leggero e rigido, ma soprattutto le sospensioni, che sul posteriore adottano bracci rigidi ma estremamente leggeri. Mentre davanti troviamo una barra antirollio più compatta, che riduce notevolmente il sottosterzo. Con l'inserimento della modalità Dynamic, abbinata all'apertura degli scarichi, la nostra SVR diventa davvero cattiva. Con la mappatura che modifica anche le cambiate rendendole istantanee, con l'assetto che si rigidisce ulteriormente, anche se derapare è quasi impossibile. L'auto resta incollata, seguendo le traiettorie come sui binari. Dunque, che dire, una vettura straordinaria, da pista effettivamente, che può essere guidata anche su strade normali, ma con molta attenzione. I consumi sono da supercar, ma tutto sommato l'abitabilità e anche la versatilità, visto che c'è un bagagliaio capiente, può essere ben sfruttata. 147.000 euro per portarla a casa, ma se volete conoscere l'intera gamma di F-Type basta andare sul nostro sito www.showcar.news e cliccare configuratore. E con questo è tutto, alla prossima prova!